amici sportivi di Radio 00 e del giornale da Bitonto. Un saluto più caloroso da Michele Cotugno De Palma. Le immagini vi giungono dal palazzetto dello sport Paolo Borsellino di Bitonto, dove tra qualche minuto inizierà la stagione calcistica del calcio al 5 femminile tra del Bitonto e del Black and White Leverano. Subito le formazioni di entrambe le compagini, partendo dal nuovo Bitonto, quello di Mister Lorenzo Genchi, la squadra ospitante, che è il Bitonto, appunto: 1 Tempesta, 2 Marzulli, 3 Garofalo, 4 Cardone, 5 Papapicco, 6 Pantaleo, 7 Minafra, 8 Russo, 9 Anaclerio, 10 La Rossa, 12 5 Palmi, 13 Mazzaro. Risponde la squadra del Leverano di mister Sergio Marzano con 1 Semerano, 6 Zecca, 7 Gennari, 8 Panzanaro, 9 Pagano, 10 Fasanelli, 12 Gaetani, 14 Muci, 15 Leonetti, 21 Bruno, 27 Cagnazzo, 18 Garrisi. Dopo le amichevoli, il calciomercato e quindi le parole, quindi ora contano soltanto i fatti e il campo, e tra qualche minuto, appunto, Bitonto e Leverano inizieranno questa intensa e lunga stagione 2019-2020, che ci accompagnerà, amici sportivi di Radio 00 e da Bitonto, fino a primavera inoltrata. Un Bitonto che ha cambiato completamente pelle rispetto all'anno scorso. Infatti, del roster allenato da Roberta Varano è rimasto soltanto Barbara Minafra. Tutto il resto sono facce nuove, facce navigate che hanno sicuramente che hanno calcato anche palcoscenici importanti, quelle della Serie A e della Nazionale. Quindi una squadra che vuole e deve essere protagonista quest'anno, quella neroverde, e che si è affidata in panchina alla esperienza di mister Lorenzo Genchi, che ha dalla sua, appunto, un curriculum vitae assolutamente importante tra calcetto maschile e calcetto femminile. Il Bitonto si schiererà con la classica casacca, con maglia nera e pantaloncini e calzettoni verdi. Risponderà invece il Leverano con maglia bianca, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Dicevo, c'è tanta attesa quest'anno per il Bitonto, dopo la sontuosa e importante campagna acquisti che la società ha messo in campo in estate. L'ultima arrivata sono state Anaclerio e Mazzaro, che hanno sicuramente, almeno sulla carta, aggiunto un valore in più alla già completa e qualificata rosa a disposizione di mister Lorenzo Genchi. Ovviamente vincere non sarà semplice, non sarà facile. Un campionato che, come dicevamo nell'intervista pubblicata qualche giorno fa sulla nostra pagina Facebook a mister Lorenzo Genchi, un campionato livellato verso l'alto, trasferte difficili, lunghe, quali quelle di Leuca, Leverano stesso o anche Fasano. Quindi ci sarà sicuramente da combattere in ogni domenica e in ogni partita. Quindi tutto è quasi pronto per l'esordio, appunto, stagionale del Bitonto e del Leverano. Chiaramente il Bitonto, lo diciamo e non ci nascondiamo, è una delle grandi favorite per vincere il campionato e per il salto di categoria in B2, serie che nel calcio femminile bitontina non è mai arrivata. Manca veramente poco al fischio d'inizio di questa stagione, che dicevo si preannuncia importante: 15 squadre iscritte al campionato. Quindi si inizia oggi, domenica 29 settembre, e si arriverà, amici che ci state ascoltando su Radio 00 e sul da Bitonto, fino ad aprile. E noi vi racconteremo le gesta delle nostre lioncelle da oggi per tutte le gare casalinghe fino a fine stagione. Quindi ci aspetta e vi aspetta insieme a noi una lunga stagione che speriamo sia davvero esaltante e piena zeppa di emozioni forti. Tra poco, quindi tra qualche minuto, si lascerà spazio al campo, che è l'unica cosa che conta, perché vincere fuori dal campo è sempre semplice, sempre facile, ma bisogna farlo con gli avversari, davanti agli avversari, e mettere in campo quella grinta che è l'elemento fondamentale per portare a casa i 3 punti. Ora la classica foto di rito delle lioncelle
dicevo, squadra completamente quasi stravolta rispetto all'anno scorso. Soltanto Barbara Minafra è confermata rispetto all'anno scorso. Per il resto il roster è tutto completamente nuovo, fatto di calciatrici che hanno calcato palcoscenici ben più importanti della Serie C, e che hanno accettato la sfida bitontina e di giocare in Serie C. Tutto adesso è davvero pronto, ricordiamo che si giocherà su due tempi da 30 minuti ciascuno, chiaramente non effettivi, ma a tempo normale. Tutto è pronto, prima palla per il Black and White Leverano, squadra nata l'anno scorso e che presenta tra le sue fila, oltre al mister navigato quale Sergio Marzano, alcune individualità veramente importanti che renderanno la vita difficile ai bitontini. Tutto è pronto, inizia il campionato del Bitonto e del Leverano. Subito in avanti la squadra bianconera che attacca da destra verso sinistra. Il Bitonto risponde da sinistra verso destra. Tiene palla la squadra di Marzano, poi c'è Anaclerio, la rossa. Da questa parte avanza il Bitonto, ancora la rossa. Il capitano, la rossa, Flora, Anaclerio, ancora poi Russo, Anaclerio all'indietro per Papapicco, Anaclerio, Russo, ancora Anaclerio, lascia per Flora, la rossa, Flora Anaclerio, guardate la possenza di Anaclerio, poi Tempesta. Avanza il Bitonto con Papapicco, Anaclerio, Russo, da questa parte per la rossa, ancora la rossa, avanza la rossa, la rossa, la conclusione, primo intervento decisivo di Semerano, subito il guizzo di Flora La Rossa, il capitano del Bitonto, guizzo importante per il numero 10 bitontino, anche lei passato da Serie A. Russo, avanza Russo, poi perde palla, bel contratta da Gennari, quindi rimessa per il Black and White Leverano. È passato un minuto di gioco qui al Paolo Borsellino, il punteggio è sempre fermo 0-0 tra Bitonto e Leverano in questo esordio del campionato di Serie C calcio a 5 femminile. Intanto Russo, Anaclerio, che salva il Leverano, ma l'idea è la... Si vede che il Bitonto, quando attacca, quando è in fase offensiva, può creare veramente il grattacapi con l'enorme qualità offensiva con la rossa, Anaclerio e Russo. Ancora la rossa, la conclusione rimpallata. E stiamo già vedendo, amici sportivi, l'enorme qualità tecnica di la rossa. Sicuramente il più insidioso dei suoi in questi primissimi minuti di gioco, anche per il Bitonto, che subito in fase offensiva la squadra di mister Lorenzo Genchi para Semerano, costretto un po' alla difensiva in questi minuti iniziali del Leverano, poi tenta colpo di testa Gennari, Tempesta, Anaclerio, notevole la stazza di Anaclerio, certamente un attaccante di peso e di categoria per la Serie C. Gran colpo di mercato messo a segno ultimissimi giorni dal Bitonto, una giocatrice che sicuramente farà comodo a Lorenzo Genchi. Calcio piazzato sulla sfera, abbiamo il capitano La Rossa, barriera 2 per il Leverano, La Rossa pronta a calciare. Flora La Rossa invece no, lascia l'incombenza a Russo, rincorsa lunga quella di Russo, parte Russo, la palla si spegne sul fondo campo, ma già il terzo tentativo importante del Bitonto in questo inizio di match, inizio abbastanza positivo, convincente di match del Bitonto, che ha approcciato certamente in modo positivo al match. Quindi Gennari prova
Guardate il pressing importante del Bitonto che impedisce all'avversario di ragionare e di ripartire, di proporsi a livello offensivo. Inizio positivo del Bitonto, quindi la rossa, la conclusione di prima, palla out, ma è sempre lei, la rossa, a creare grattacapi alla difesa avversaria. Un Bitonto che ha iniziato, dicevo, benissimo questo match. Squadra alta, molto concentrata, che concede pochissimo agli avversari, che fanno veramente fatica. Ora Russo mette in mezzo, un po' di confusione, ma ancora una volta palla rubata nella tre quarti da parte del Bitonto. Un pressing importante, ragionato, studiato, quello del Bitonto, che sta certamente convincendo la rossa. La conclusione strozzata fuori, ma è il quinto, sesto tentativo in 4 minuti per il Bitonto, che sta assediando la porta avversaria. Palla persa, allora il Bitonto con Papapicco, la rossa, però Papapicco messo a terra, calcio piazzato, intervento falloso di Zecca, calcio piazzato per il Bitonto. È iniziata sprombattuto questo match, d'altronde fondamentale per le leonesse neroverdi cominciare benissimo questa stagione. È sordo in casa, c'è tanta attesa, tanta speranza attorno al Bitonto femminile dopo una sontuosa campagna acquisti. Papapicco, Russo, con la Russo, Russo prova la conclusione, calcio d'angolo, ha il suo bel da fare. A questo inizio partita il portiere del Leverano, Aurora Semerano, che con Anaclerio prima, con soprattutto la rossa poi, e Russo, è il suo bel da fare. Con la Russo, la conclusione, ancora Semerano. Ora è quasi un assedio del Bitonto verso la porta dell'avversaria, che fa fatica a uscire dalla propria tre quarti. Con la Russo, la conclusione, ancora Semerano, Anaclerio perde il tempo, Russo, la conclusione, palla fuori. Sembra quasi adesso uno scontro a due tra Russo e Semerano, per adesso ha avuto la meglio sempre il portiere ospite. Intanto Gennari, palla semplice per Tempesta, con il Bitonto con Papapicco. Bene per Anaclerio, però palla troppo lunga, quindi Mucci, Gennari, la conclusione di Gennari, la palla si spegne sul fondo, ha fatto buona guardia Tempesta. La rossa, ancora la rossa, si gira bene, avanza la rossa, la rossa per Anaclerio, Anaclerio si salva il portiere, per ancora Anaclerio, ultimo tocco dell'attaccante di casa. Ma il Bitonto, dicevo, quando va in avanti crea sempre presupposti per la marcatura, vista la notevole qualità offensiva su cui può contare mister Lorenzo Genchi. Tra Russo, Anaclerio e la rossa sono enormi le chance offensive per il Bitonto, e ottimo anche in fase di copertura il numero 5 Papapicco, che si dimostra acquisto di quantità e qualità a centro difesa. Intanto ancora il Leverano prova con Mucci, la palla si spegne sul fondo. La rossa, Russo, 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 Anaclerio, e il Bitonto passa in vantaggio con la triangolazione perfetta tra la rossa, Russo e Anaclerio. È il primo gol del Bitonto stagionale, porta la firma di Anaclerio. Quindi siamo giunti all'ottavo del primo tempo. Bitonto 1, Leverano 0, la rete di Anaclerio, che ha coronato una bellissima azione offensiva del Bitonto, tutta sviluppata tra i piedi di La Rossa, Russo e Anaclerio. Ora Garofalo, sembra abbastanza notevole ed evidente la differenza fin qui
di qualità tra il Bitonto e il Leverano. Papà Picco. Dicevo, appare fin qui abbastanza notevole, è evidente la differenza di qualità tra le due squadre. Il Bitonto, che quando va in avanti crea sempre grattacapi agli avversari, che finora si è salvato grazie a due interventi importanti di Semerano, che nulla ha potuto qualche secondo fa sul destro vincente di Anaclerio. Con Anaclerio Russo, con la Russo, avanza Russo contro tre all'indietro per Papà Picco, la rossa. Anaclerio, la rossa, la conclusione respinta non si sa come dal portiere avversario. È un tiro al bersaglio quello del Bitonto. Il Leverano in notevole sofferenza adesso. La rossa, l'Anaclerio, la rossa, Papà Picco, la conclusione ancora Semerano. Ho perso il conteggio delle parate di Semerano fin qui, che sta tenendo in piedi la sua squadra. Leverano, che dicevo fa notevolissima fatica a impostare un'azione offensiva. Ora fuori Anaclerio, dentro Barbara Minafra, lo stantuffo Barbara Minafra. Papà Picco, ancora la rossa, ma Minafra, poi bene Muci, respira un po' il Leverano per Gennari, ma tempesta e attenta intervento importante in uscita di Tempesta. Però Tempesta senza problemi, l'estremo difensore bitontino. Intanto Russo, ancora lancio perfetto di Tempesta per Russo, ci ha messo ancora una pezza il portiere del Leverano. Un Bitonto che diciamo piace e diverte fin qui, quello del Paolo Borsellino. La rossa, tutte le azioni di Bitonto passano da lei, un metronomo fondamentale fin qui. La rossa, Russo, la conclusione ancora Semerano, e il Leverano ha le sue enorme difficoltà a contenere gli avanti del Bitonto, e il punteggio di 1-0 è certamente stretto per quello che si è visto finora. Di testa Minafra non ce la fa, lo stantuffo nero-verde, l'unica superstite dell'anno scorso, Barbara Minafra. Squadra completamente stravolta quella del Bitonto rispetto all'anno passato, un investimento importante quello della società nero-verde per essere. Tanto la rossa fermata, dicevo, investimento importante quello messo a terra dalla dirigenza nero-verde per essere finalmente protagonisti in Serie C e tentare di salire in B2. Ancora poi il parti Leverano, che non si è reso mai potenzialmente insidioso alle parti di Tempesta. Ora sbaglia anche un passaggio abbastanza semplice, un po' sotto shock per questo inizio veemente del Bitonto, che sta mettendo alle corde gli avversari, la squadra di mister Sergio Mazzano, che resta in piedi grazie alle parate del portiere. A meno 4-5 interventi salvifici di Semerano, che hanno detto no più volte a La Rossa, Anaclerio e Russo. Il punteggio è sempre fermo 1-0 qui al Paolo Borsellino tra il Bitonto e il Leverano. Poi prova La Rossa, poi ancora il Bitonto in fase offensiva. Intervento di mani, infatti è così. Calcio piazzato da posizione molto importante, seppur defilata per le neroverdi. Sulla sfera è pronta capitano Flora La Rossa. Giallo per il, purtroppo per il Leverano, il numero 7 Gennari, quindi punito col giallo, intervento di mano da parte di Gennari. Forse è troppo fiscale l'arbitro in questa circostanza, ma tant'è. Quindi il calcio piazzato, la posizione favorevolissima per il Bitonto. Sulla sfera c'è il capitano Flora La Rossa, a 3 la barriera del Leverano. Parte La Rossa, uno schema non riuscito per Minafra, ma la palla si spegne sul fondo.
potrebbe essere gestita meglio forse questa occasione per il Bitonto. Riparte il Leverano. Mucci. Quindi Gennari. Bene per numero 6. Secca, ma esce bene Tempesta. Interessante questa azione tentata da Leverano, questo pertugio centrale trovato dalla squadra bianconera. Ma ha fatto buona guardia Tempesta, la rossa, Anaclerio. Ora Anaclerio. Papapicco, slalom di Papapicco. È bellissima questa azione del Bitonto. Una giocata d'applausi, quella di Papapicco. Ci ha messo sul piatto d'argento la palla per la rossa, quindi cambia il punteggio qui a Bitonto. Polisportiva 5-2, Leverano 0, ma l'azione d'applausi, quella di Papapicco. Dribbling ubriacante per il numero 5 nero-verde, poi ha servito una palla soltanto da appoggiare in rete per la rossa. Il leitmotiv del match è sempre lo stesso, Bitonto che si dimostra fin qui nettamente superiore alle avversarie per qualità, per giocate, per intensità, per volontà, e quando crea azioni offensive è sempre pericolosa dalle parti di Semerano. L'ultima finora ad alzare bandiera bianca, ma il match è lungo e guai a rilassarsi, guai a abbassare l'intensità dell'attenzione. La rossa, però la rossa perde palla, occasione per Gennari. Ottimo l'intervento di Tempesta, errore qui in pressing di la rossa, ma Tempesta è stata salvifica su Gennari. Prima palla importante per il Leverano, che qui adesso sbaglia il passaggio numero 6 Zecca. Ma poco fa intervento decisivo di Tempesta in uscita su Gennari, liberata involontariamente da La Rossa. Stanno qui troppo lungo il passaggio di Minafra verso Papapicco. Papapicco, la cui giocata ancora negli occhi di tutti. Per qualche secondo fa il dribbling ubriacante di Papapicco, che poi ha servito una palla solo da mettere in rete per La Rossa. Anaclerio, notevole la sua stazza fisica. Papapicco, Minafra, fra Minafra, la rossa, Papapicco, Anaclerio, Minafra, fra Minafra, la conclusione di Minafra. Semerano non c'è storia fin qui al Paolo Borsellino. Minafra nel nulla. Si perde questo calcio d'angolo. Ora fuori Minafra, dentro, vediamo chi. Cambio per il Bitonto, che sta giocando sicuramente bene. Un Bitonto divertente, piacente, quello finora, fin qui, in questo pomeriggio al Paolo Borsellino. Bitonto che mantiene sempre il pressing alto. Entrato intanto Cardone per il Bitonto, fuori Minafra. Dicevo, un Bitonto che nonostante il doppio vantaggio, e possiamo aggiungere anche vantaggio troppo striminzito per quello che finora si è visto qui al Paolo Borsellino, mantiene sempre alta la concentrazione. Bitonto sempre alto, concentrato, pressing studiato, mai casuale. E poi la qualità notevole in avanti finora sta facendo la differenza. Le reti sono state di Anaclerio prima e di La Rossa poi, arrivate non per caso ma ad azioni da gioco studiate e da stropicciarsi gli occhi. Riparte il Leverano con Zecca, pochi spazi però per la squadra, tanto Gennari, poi La Rossa, troppo Papicco, bene per Anaclerio, La Rossa, poi palla troppo corta per La Rossa, però Zecca. Poi la guardia sempre Anaclerio, prova timidamente ad avanzare il baricentro il Leverano. Allora Cardone, avanza Cardone, bene Cardone, poi allora Cardone, la rossa, la rossa per di testa Anaclerio,
Time out chiesto dal mister del Leverano, Sergio Marzano. Quindi si va a questo primo time out tecnico sul punteggio di 2-0. Ricordiamo le reti di Anaclerio prima e La Rossa poi. Bitonto che oltre a giocare bene diverte anche, e che non fa mai male. Notevole finora la differenza di qualità tra le due squadre. Un Bitonto certamente chiamato a essere attore principale in questo campionato, vista la importante campagna acquisti messa in campo in quest'estate dalla squadra nero-verde, che vuole mettere alle spalle le delusioni dell'anno scorso e degli anni precedenti e centrare finalmente l'obiettivo della B2. Ritorniamo in diretta qui, amici sportivi di Radio Doppio Zero e del giornale da Bitonto, qui in diretta da Paolo Borsellino di Bitonto. Il punteggio è sempre 2-0 con le reti di Anaclerio e La Rossa per il Bitonto. Quindi Papà Picco, ancora Anaclerio, bene per La Rossa, avanza La Rossa, La Rossa sterza, poi prova a seguire Papà Picco, quindi Cardone, la botta di Cardone, out. Ma il Bitonto è sempre perennemente in fase offensiva, concede veramente poco la squadra di mister Genti agli avversari, che dal canto loro fanno notevole fatica a contenere gli attacchi del Neroverdi. Fin qui gara completamente a senso unico. Anaclerio, Cardone, Russo, anticipata. Rimessa per il Bitonto con Russo, Mazzaro, l'ultima arrivata in casa a Bitonto, Mazzaro, Russo, e 3-0, Cardone, la palla è sempre quella filtrante di Russo, e a due passi Cardone fa 3-0, quindi aumenta il vantaggio il Bitonto, terza rete che porta la firma di Cardone, ancora una volta su imbeccata intelligente di Russo. Bitonto che va sul velluto, ripeto, notevolissima la differenza di qualità. Intanto Tempesta, dicevo, notevole finora in questo due terzi di primo tempo la differenza tra il Bitonto e il Leverano. È iniziato veramente a sprombattuto il match la squadra nero-verde di mister Lorenzo Genci, che sta sfruttando appena le sue enormi potenzialità offensive. Allora Cardone all'indietro per Mazzaro, quindi Russo, fa già la palla il Bitonto, Mazzaro, Anaclerio, ancora Mazzaro, Cardone per Anaclerio, intercetta bene Gennari. Ancora quindi Mazzaro, Russo, Anaclerio non si intende nel triangolo con Russo e la palla sfuma, riparte il Leverano, la squadra leccese. Allora Anaclerio, quindi Russo si salva in qualche modo Semerano, che certamente il migliore dei suoi. In 4-5 circostanze ha salvato la sua porta dalla capitolazione, ma nulla ha potuto sulle reti di Anaclerio prima, La Rossa poi e Cardone. Quindi ancora Anaclerio sulla sfera per Mazzaro, ancora riparte il Leverano. Poi la palla si perde, anche difficoltà in fase di manovra per il Leverano, che finora ha mostrato un po' di limiti anche nella fase di costruzione di gioco. Quindi avanza, poi perde palla il Bitonto, quindi
Russo. Avanza Russo, tenta la giocata, rimessa per il Leverano. Si porta la palla sul fondo, il lotto del Bitonto. Mazza Gennari, l'unico giallo del match per il fallo di mano di qualche minuto fa. Ma azzecca la conclusione, non si fa sorprendere Tempesta. Palla non semplice questa per Tempesta, visto che l'ha vista all'ultimo momento. Formidabile il guizzo di Tempesta, un lusso per la categoria, portiere di grandissima esperienza Tempesta, anche lei da un passato di Serie A, che ha sposato la causa e il progetto bitontino. Si è con un time out questa volta chiesto dal Bitonto e andiamo in pausa per qualche secondo anche noi, amici sportivi di Radio Doppio Zero. Torniamo in diretta, amici di Radio Doppio Zero e del Da Bitonto, amici sportivi appassionati di calcio a 5 femminile. Siamo sempre qui in diretta da Bitonto, nel match tra Bitonto e Leverano, esordio della Serie C del calcio a 5 femminile. Il Bitonto, ricordiamo, è avanti per 3-0 con le reti di Anna Clerio, La Rossa e Cardone. Bitonto che sta dominando il match. Russo, la conclusione di Russo, salva sulla linea, poi ancora Semerano salva la disperata su Minafra. Bitonto un passo dal poker, ma la testimonianza tangibile di come il Bitonto stia dominando questo match. Primo tempo veramente finora importante, maiuscolo, con tanta qualità, soprattutto con Russo, La Rossa e Anaclerio. Bitonto che finora ha dimostrato che quando è in fase offensiva fa veramente paura e sta mettendo alle corde il Leverano, che è forse un po' timido, un po' titubante, un po' forse preoccupato dalla veemenza offensiva del Bitonto. Ancora Russo, uno stantuffo numero 8 del Bitonto. Ancora Russo, poi perde palla. Russo già due assist per lei, per il primo gol di Anaclerio, per il terzo per quello di Cardone. Però Russo, Pantaleo, Mazzaro, Russo, Minafra, diagonale che non lascia scampo a Semerano, ed è poker del Bitonto con lo stantuffo Barbara Minafra. Diagonale secco, preciso, imparabile quello di Barbara Minafra, che l'anno scorso ci aveva già abituato al suo piede caldissimo, e all'esordio non ha fallito. Quindi 4-0 il punteggio qui al Paolo Borsellino. Sta diventando abbastanza pesante il risultato per il Leverano. Bitonto che continua a veleggiare senza problemi. Ripetiamo, enorme la differenza di qualità, di quantità, di gioco, di tutto finora tra le due compagini. Intanto Mazzaro, si salva il Leverano, che mostra enormi difficoltà in difesa. Bitonto maiuscolo finora. Ha iniziato benissimo il match la compagine di Lorenzo Genchi, che può senza dubbio essere soddisfatto di questi primi 30 minuti, ma il match è lungo e guai rilassarsi nel calcio a 5. Quindi
Metti in mezzo. Angolo per il Bitonto che resta perennemente, costantemente in fase offensiva. 1-13 Mazzaro. Minafra cicca la sfera. Finisce in rimessa per il Bitonto. Sembra quasi un assedio, un assedio alla linea Maginot del Leverano. Ora intanto la conclusione è semplice di Pantaleo. Riparti Leverano con Zecca, colpisce una sua compagna di squadra, la palla si spegne sul fondo, in rimessa per il, è stata Mucci a colpire la sfera calciata da Zecca. Avanza il Bitonto con Minafra, però Minafra Pantaleo perde palla. Bitonto che tenta adesso di far girare la sfera, d'altronde nella fretta di segnare. Pontieto dice 4-0 con la tempesta. Anche in questo caso si fa trovare pronta tempesta a disinnescare questo tentativo. Classe 92 per Tempesta, ma già portiere dall'esperienza incredibile. Quindi rimessa per il Bitonto, sempre Tempesta. Mazzaro, l'ultimo acquisto in onda di tempo per il Bitonto. Sono 3 minuti di recupero. 2 minuti di recupero, scusate, in questo primo tempo. Che Bitonto conduce 4-0 grazie alle marcature di Anacleto prima, La Rossa poi, Cardone e quindi Minafra. Bitonto scintillante in questa prima mezz'ora di campionato, ci ha mostrato tante belle cose, tanta qualità, tanta voglia di far bene e soprattutto tanta voglia di divertire, e finora ci è riuscita a pieno. Ma il match è lungo e nel calcio a 5 nulla è deciso fino al fischio finale dell'arbitro. Rimessa per il Bitonto sulla sfera, c'è numero 3 Garofalo per Minafra. All'indietro per Mazzaro. Pro Mazzaro. Garofalo perde palla. Tenta di alzare il baricentro un po' in Leverano, di rendere un po' più complicata la manovra per il Bitonto. Allora Garofalo. Garofalo. Palla lunga per Minafra. Quindi primo tempo si chiude qui, si va a prendere un tè caldo, ricordo solo il un tè freddo, si ricorda solo il punteggio, Bitonto 4, Leverano 0. A risentirci tra qualche minuto per il secondo tempo, qui dal Paolo Borsellino di Bitonto. Ben ritrovati amici sportivi di Radio Doppio Zero del giornale da Bitonto, qui al Paolo Borsellino di Bitonto, per il secondo tempo del primo turno del campionato di calcio a 5 femminile girone C, serie C, tra il Bitonto e il Leverano. Il primo tempo, un bel primo tempo, si è chiuso con un punteggio netto di 4-0 per le neroverdi, che hanno dimostrato, che hanno disputato una ottima prima frazione di gioco. Hanno segnato 4 gol con Anacleto, La Rossa, Cardone e Minafra. Un Bitonto che
praticamente costantemente ha dimostrato grande qualità, di essere molto più forte dell'avversario, anche appunto come qualità e come sviluppo di gioco. E quando si è affacciato in avanti ha sempre creato grossi, intanto traversa qui Di Russo, che ha scaldato le mani dell'estremo difensore dell'Everan. Dicevo, un Bitonto, e questa è un'ennesima testimonianza, un Bitonto che ogni volta si è recata davanti alla porta avversaria ha sempre creato grattacapi, rimasto in piedi grazie a 5-6 interventi salvifici di Semerano, che ha cercato di disinnescare quello che ha potuto da parte di Anaclerio, La Rossa e Russo, ma che in quattro circostanze ha potuto veramente ben poco contro l'enorme qualità offensiva del Bitonto, che adesso è iniziato anche a sprombattuto questo secondo tempo. Già la traversa di Russo con la bomba da fuori, gran destro quello di Russo, che ha dimostrato di avere grande visione di gioco, numero 8 del Bitonto. Un Bitonto che, dicevamo, nel primo tempo è cambiato praticamente tutto rispetto all'anno scorso, soltanto Minafra, che tra l'altro ha segnato il 4-0, è rimasta della squadra dell'anno scorso allenata da mister Roberto Avarano. La squadra ha deciso di ripartire da zero, di resettare dopo le delusioni dello scorso campionato, dove neanche i playoff sono stati centrati, quindi ha voluto ripartire alla grande e ha investito notevolmente sul mercato estivo, facendo arrivare qui nella città dell'Olivo e del Sorriso giocatrici sicuramente di categoria superiore. Tanti infatti hanno, in primis il portiere Tempesta, hanno calcato palcoscenici certamente prestigiosi, anche la nazionale, e hanno spostato la causa e il progetto nero-verde. Intanto La Rossa per Papapicco, e ancora un'ennesima azione da stropicciarsi gli occhi, potierissimo del Bitonto, questa volta a segno va Papapicco, potierissimo, 5-0 del Bitonto. Papapicco questa volta servita in modo incredibile da La Rossa, sembra veramente tutto facile, tutto agevole per il Bitonto, ma d'altronde lo ripetiamo, la differenza in campo è abissale e si vede. Tanto Bitonto e poco, pochissimo Leverano, stordito dalla gara veemente, aggressiva degli avversari, che oltre a giocare bene divertono pure, il che non fa mai male. Quindi si arrotonda il pallottoliere, Bitonto 5, Leverano 0, e da notare 5 marcature diverse per il Bitonto, segno che tutti giocano, tutti possono segnare e tutti possono far male alle difese avversarie. Ora riparti Leverano con Zecca, vediamo come vorrà reagire e saprà reagire. Intanto qui perde palla ancora Leverano, veramente un numero importante di palle perse in fase di manovra da parte delle giocatrici di mister Sergio Marzano, un po' disorientate, anche un po' spaventate dall'Bitonto veemente di questo pomeriggio qui al Paolo Borsellino in quest'ultima domenica di settembre. Intanto Papapicco, l'eleganza di Papapicco sulla sfera, forse qui commette fallo, ma chiede prontamente scusa Papapicco, intervento troppo veemente su Gennari, infatti Gennari, ma da notare l'eleganza di Papapicco ogni qualvolta tocca la sfera, giocatore di qualità sopraffina Papapicco. Gol a parte, ricordiamo l'azione del 2-0 con lo slalom in mezzo ai birilli avversari, quindi tanta roba per Papapicco, una delle primissime facce arrivate in estate qui a Bitonto, in questo mercato sontuoso che certamente deve rendere Bitonto attore principale di questo campionato di Serie C, un campionato che sarà lungo, amici sportivi di Radio Doppio Zero, e che seguiremo insieme a voi in occasione di tutte le gare casalinghe della squadra nero-verde fino ad aprile. Quindi saremo in compagnia fino a tarda primavera per raccontarvi
l'epopea e le gesta di La Rossa e compagni e compagne. Chiede sempre concentrazione, attenzione Mister Genti, anche lui volto nuovo del nuovo Bitonto targato appunto del nuovo Bitonto, Mister Lorenzo Genti, classe 67, curriculum importante, esperienza 6-0. Russo, sembra quasi che Bitonto giochi a tennis questo pomeriggio qui al Paolo Borsellino. Sono 6 le marcature nel pallottoliere, entra anche Russo, gol meritato per l'8 del Bitonto. Un'altra freccia certamente importante per a disposizione di Mister Genti, dicevo Mister Genti, classe 67, barese, esperienza navigata e nel calcio a 5 maschile e in quello femminile, è anche allenatore della squadra di calcio a 5 delle forze dell'ordine, con cui disputerà a novembre i campionati europei, quindi esperienza da vendere per il condottiero in panchina Russo. Ormai il punteggio che sembra essere messo in cassaforte per il Bitonto. Ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà domenica prossima in casa del New Cup 74, quindi trasferta non semplice per il Bitonto. Intanto La Rossa, Anaclerio, il leitmotiv del match è sempre lo stesso, il Bitonto continua ad attaccare a testa bassa, sprombattuto, come se si fosse sullo 0-0, e Leverano che può veramente poco. Papapicco, avanza Papapicco per Russo, palla intercettata, però Papapicco non fa pressi neanche in Leverano, attende l'avversario. La Rossa tenta il sombrero, la pallombella, palla in calcio d'angolo, ha tentato il colpo sotto, il colpo ad effetto il capitano del Bitonto. Poi palla in rimessa laterale su questo tentativo di angolo sempre di La Rossa. Siamo 6-0. Ricordiamo ancora Papapicco, Russo, ancora Russo, Russo, palla al piede, poi La Rossa, Anaclerio, La Rossa, la conclusione ribattuta, si gioca praticamente a una sola porta e una sola metà campo questo pomeriggio qui a Bitonto. Troppa la differenza tra le compagini, qui si salva in questo caso il Leverano, che veramente ha fatto poco, ha potuto far poco in fase offensiva. Anaclerio, evidente la stazza di Anaclerio, poi tutto fermo, però calcio piazzato ordinato per il Leverano, fallo ai danni di Muci. Partita che chiaramente sembra essere in cassaforte per il Bitonto, 6-0, 6 marcatori diversi, e questo forse l'elemento più positivo per Mister Genti, 6 marcatrici diverse finora: Anaclerio, La Rossa, Cardone, Minafra, Papapicco e Russo. Altre 5-6 occasioni fallite. Quindi tutto fa una conclusione, paratempesta. Dicevo, tutto per il Bitonto estremamente positivo. Russo, La Rossa, La Rossa, Anaclerio! Ed è la doppietta personale. Anche in questo caso, come il primo gol di Anaclerio, tutto sull'asse Russo, La Flora, Anaclerio, che sul secondo palo non lascia scampo all'estremo difensore, e sono 7. Punteggio adesso veramente pesante per il Leverano, 7-0, e c'è ancora tantissimo da giocare, c'è ancora tantissimo da giocare. Si perde questa occasione, match che adesso non ha veramente più nulla da dire. Bitonto che si diverte, Papapicco, Papapicco, però Papapicco, Mazzaro, La Rossa, stavolta calcia male,
Ma Bitonto sempre costantemente proiettato in fase offensiva. Tante le note positive per Mister Genti, che sicuramente non può essere che soddisfatto dell'esordio in questo campionato. È importante per il Bitonto partire bene, far capire all'avversario che il Bitonto c'è. Russo, Russo! Questa volta si salva il portiere. Hanno per il Bitonto, la rossa, Papà Picco. Bello questo schema da calcio d'angolo. Ancora il Bitonto con Papà Picco. Calcio d'angolo. Bitonto che non arretra di un centimetro, sempre costantemente proiettato in fase offensiva. E che concede nulla praticamente all'Everano, sempre schiacciato in difesa. Enorme la difficoltà della squadra di mister Marzano nel contenere gli attacchi avversari. La rossa in qualche modo si salva il Leverano, ma il Bitonto fa quello che vuole praticamente. C'è poco da dire. Match notevolmente squilibrato, notevole, lo ricordiamo e lo ripetiamo, la differenza di qualità tra le due compagini. Intanto ottimo intervento di Tempesta. Sempre attento, preciso, puntuale, l'estremo difensore del Bitonto, classe 92 per Anna Maria Tempesta. Palla si spegne sul fondo. Tempesta, lancio lungo, direzione di Russo, che stoppa male la palla. E per poco non c'entra l'ottava marcatura. Ma da ricordare il lancio, da lancio millimetrico preciso di Maria Giovanna Tempesta. Scusate, Maria Giovanna Tempesta. Classe 92, tanto Papà Picco, angola troppo. Ormai è un tiro al bersaglio del Bitonto, della Polisportiva Fai Bitonto. 7-0, prova di testa intanto il Leverano, prova intanto a rendersi pericoloso in fase offensiva la squadra bianconera, ma contro questo Bitonto oggi pomeriggio c'è ben poco da fare, almeno finora, punteggio a parte, che la dice tutta chiaramente su come non sia stata contesa la partita fin qui. 7-0, altrettante chance fallite, tanto bel gioco sviluppato dalle lioncelle di casa. Gennari, l'unico giallo di questo match per fallo di mano nel primo tempo. Quindi la rossa. Leverano che continua a dimostrare anche incertezze in fase proprio di costruzione di gioco, di impostazione di manovra. Squadra, ricordiamo, forse un po' spaventata, anche certamente il morale sotto i tacchi dopo un punteggio così pesante. Ora 8-0, è ancora una giocata d'applausi per Papà Picco. 8-0. C'è poco, pochissimo da dire ormai. -0 e manca ancora un quarto d'ora alla fine della partita. Che dicevo, ormai da tempo non ha più nulla da dire. Un Bitonto che per 45 minuti ha soltanto attaccato, anche divertito qui il folto pubblico presente qui al Paolo Borsellino. Quindi esordio col botto per la squadra nero-verde. Intanto time out chiesto da mister Marzano, chiaramente cerca di scuotere le sue, ma chiaramente il punteggio sembra ormai gravemente compromesso. E approfittiamo per qualche secondo di pausa anche noi amici sportivi, con qualche
Ritorniamo in diretta dopo questo break, amici sportivi di Radio 00 e da Bitonto, qui dal Paolo Borsellino di Bitonto, per raccontarvi gli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora scarso tra Bitonto e Leverano. Il punteggio, come vedete amici, è di 8-0, simbolo e segno di un Bitonto spumeggiante, padrone del campo e non solo, del gioco, di tutto, la squadra di Mister Genti, che per la quale era fondamentale partire subito forte. Intanto qui Tempesta si fa trovare sempre pronto, l'estremo difensore del Bitonto, Maria Giovanna Tempesta, classe 92, uno dei tanti colpi da 90 messi a segno dal Bitonto in questo mercato estivo, che rendono la squadra di Mister Genti tra le grandi favorite per salire in B2. Traguardo storico per il calcio femminile a 5 bitontino, e mai raggiunto veramente dalla nostra città. Il match ha poco da dire, visto che si è vista un'enorme differenza sotto tutti i punti di vista tra le neroverdi e le bianconere. Fin dal principio, fin dal fischio finale, c'è stata una sola squadra in campo che ha dominato, che ha giocato come un ruolo compressore e ha dimostrato tanta qualità, soprattutto offensiva, con Papapicco, con Russo, con Anaclerio, con Capitan La Rossa, che poco spazio e fiato hanno lasciato finora alle calcettiste del Leverano, che a parte il portiere, il migliore in campo delle sue, ha potuto ben poco, anche in fase offensiva, davanti allo strapotere fisico e qualitativo del Bitonto. Il punteggio 8-0 con le 6 marcatrici diverse, e altro segno importante per Mister Genti, che può essere certamente soddisfatto. Intanto ha provato in questo caso Marzulli a servire Minafra, ma la sfera si è persa per l'intervento difensivo del Leverano, che cerca di rendere meno amaro questa domenica pomeriggio. Ma il punteggio è pesantissimo, 8-0. È un punteggio così all'esordio, è certamente molto molto pesante, ma la squadra di Marzano avrà certamente tutto il tempo per riprendersi, visto che il campionato quest'anno con 15 squadre è lunghissimo, e quindi ci sarà veramente tempo e modo per rifarsi. Intanto il Bitonto continua con Minafra, bene per Cardone, poi perde palla. Il leitmotiv del match è sempre quello, il Bitonto che attacca a testa bassa, rullo compressore, non lascia scampo all'avversaria. Guardate qui il pressing sull'8-0, poi la conclusione tentata da Mazzaro. Avete visto in questo caso ben due calcettiste nero-verdi nel braccare l'avversario sull'8-0, ed è un altro segnale sicuramente positivo per Lorenzo Genti, che può essere soddisfatto e non solo del match delle sue, dell'esordio del Bitonto, che domenica prossima, ricordiamo, sarà impegnato in casa della New Cup per il secondo turno del campionato di calcio a 5 femminile, girone Serie C. Ora altro time out e ne approfittiamo anche noi per bere un po' d'acqua. Eccoci amici sportivi che ci state ascoltando su Radio 00 e sulla pagina da Bitonto. Eccoci qui al Paolo Borsellino, appunto, della città dell'olio, dell'olivo e del sollievo, per raccontare il secondo tempo tra Polisportiva 5 Bitonto e Leverano.
Il punteggio è 8-0 per le calcettiste di casa. Una partita che, ripetiamo, non ha nulla da dire. In realtà dall'inizio ha avuto ben poco da dire. Intanto Anaclerio, Russo, continua ad attaccare il Bitonto. È un assedio alla porta del Leverano. Tanto resta a terra il portiere. Si è fatto male nel tentativo di respingere il tiro di Russo prima e di Anaclerio poi. Un Bitonto che non si ferma neanche sull'8-0. Sempre pronto a offendere la squadra di mister Lorenzo Genchi. D'altronde la qualità è notevole, l'abbiamo ricordato più volte in questo caldo pomeriggio bitontino. Veramente speriamo nulla di grave per l'estremo difensore del Leverano, che chiaramente ha avuto anche lei il suo bel da fare quest'oggi. Si è giocato praticamente una porta sola dal fischio iniziale. Troppo forte il Bitonto. Notevole la differenza di qualità, di forza fisica, di volontà tra le due squadre. Un Bitonto che dimostra di essere una squadra sicuramente pronta per il campionato. Ennesima triangolazione, questa volta calcia fuori Papapicco. Ma ottimo il triangolo tra Papapicco e Russo. Uno dei tanti triangoli visti in questo pomeriggio. Tante reti sono arrivate da azioni studiate, azioni manovrate, azioni ben collaudate in allenamento. Simbolo di un segno di un lavoro certosino, quello che ha iniziato a fare mister Lorenzo Genchi. D'altronde il potenziale è enorme a sua disposizione. È tutto, magari, gli riesce più semplice. Anaclerio, capitan La Rossa, autore del secondo gol, capitan La Rossa, Flora La Rossa, anche lei volto certamente di qualità di questa squadra, anche lei ha calcato palcoscenici importanti e ha accettato la sfida bitontina in Serie C. Russo, piede caldissimo per Russo. Anche una traversa per numero 8 Neroverde, per la leonessa Neroverde. C'è gloria anche per Cinque Palmi, il portiere di riserva del Bitonto. Russo, Papapicco, anche lei, grande metronomo in difesa. Centrale tutto fare, Papapicco. Russo, ancora per La Flora, la conclusione, respinge il portiere, poi ancora Mucci a terra e cerca di rendere meno amara la pillola oggi pomeriggio il Leverano, ma veramente contro questo Bitonto così convinto dei propri mezzi oggi pomeriggio c'è ben poco da fare. Bitonto ci ha tratti non soltanto al dilagato ma anche dominato e divertito, quello di mister Genchi. Chiaramente il campionato è lungo, vuoi esaltarsi, ma l'antipasto è servito con i fiocchi, quello del Bitonto. Intanto avanza Gennari. Anaclerio dice di no. Notevole la stazza, la prestanza fisica di Anaclerio, uno degli ultimi arrivati in casa neroverde. La ciliegina sulla torta. Intanto il 9-0 firmato Russo, ancora un'azione personale. Doppietta anche per Russo, due gol anche per Anaclerio e per Papapicco. Sono 9 le marcature bitontine, 9-0. La vittoria forse più larga della storia del... Ora andremo a scomodare un po' gli appassionati di storia del calcio bitontino femminile, del calcio a 5. Ma la vittoria forse più larga della storia del calcio a 5 nero-verde femminile. Non è ancora finita la partita. Intanto Anaclerio serve Mazzaro, l'ultimo arrivato in casa neroverde dopo qualche ora fa, dopo Anaclerio, la ciliegiona sulla torta. Mazzaro, l'anno scorso campione d'Italia con il Salinis,
quindi esperienza da vendere anche per Mazza, numero 13 del Bitonto, un'altra sicuramente giocatrice su cui dovrà fare molto affidamento Lorenzo Genchi. La rossa, Mazzar, poi perde palla Russo, c'è chi è dalle sue, sempre concentrazione Bitonto, che sembra anche pimpante fisicamente. Ha corso per 55 minuti la squadra di mister Lorenzo Genchi, concedendo pochissimo alle avversarie, se non qualche tiro dalla distanza, sulle quali si è fatto trovare pronta Tempesta. Ha lasciato il posto qualche minuto fa a 5 palmi, quindi Papà Picco, la rossa, gran palla per Papà Picco. Il Bitonto gioca davvero bene, si diverte, vuole divertire. Da notare la leggerezza con la quale la squadra di mister Lorenzo Genchi affronta questa partita, e sembra tutto veramente semplice. La leggerezza, appunto, uno degli elementi messi in campo quest'oggi, con la quale soprattutto sono state effettuate certe azioni offensive, certe triangolazioni. Certo, la qualità messa in campo tutto e rende le cose più semplici. Papà Picco, ora il prova di stare, si leveranno con Gennari, braccata bene sempre da Papà Picco, che fa benissimo entrambe le fasi, quella difensiva e quella offensiva. Ha giganteggiato sul pallone e in certi frangenti anche gigioneggiato con e sullo, intanto allora Russo, la giocata di Russo ed applausi anche a questo gol del Bitonto. Russo sembra essere, dimostra di essere di un'altra categoria. C'è gioia anche per Mazzaro, sono 10-0 per il Bitonto. Il gol di La Rossa, in doppietta anche per lei, ma d'applausi la giocata di Russo, l'ennesima giocata di Russo. Ancora Russo, ha tentato una giocata impossibile, ma che se fosse riuscita, applausi scroscianti. Ripeto, anche torniamo a ribadire la leggerezza con la quale il Bitonto riesce a fare certe giocate, anche simbolo di consapevolezza della propria forza del Bitonto. Tutte sono in grado di saltare l'uomo e l'avversario, l'uomo non si può dire visto il calcio femminile, sono in grado di saltare l'avversario, e questa è sicuramente un'arma potentissima per Lorenzo Genchi, che chiaramente adesso dà spazio a tutte. Il punteggio è 10-0, veramente pesantissimo per il Leverano. Pomeriggio nefasto da dimenticare per la squadra di mister Marzano. 3 di recupero, ancora 180 secondi di tormento per il Leverano, che deve dimenticare al più presto questo pomeriggio. Invece il Bitonto deve assolutamente non cullarsi, ma ha dato dimostrazione di grande potenza, grande forza. È stato certamente protagonista di questo. C'è il palo di Mazzaro. Dicevo, il match ormai da mezz'ora, ben poco da dire, contiamo soltanto le reti. Siamo 10-0, dice il pallottoliere, con il Bitonto, con Minafra, poi sbaglia il passaggio per Cardone. Resta a terra una giocatrice del Levera, anzi due adesso sono a terra, anche stanchezza. Non è stato un pomeriggio affatto semplice per il Leverano, costantemente ora trampi sicuramente per uno scontro di gioco tra loro, speriamo nulla di grave chiaramente. Siamo mai ai
titoli di coda di questa partita. Ricordo che il Bitonto il prossimo impegno lo disputerà in trasferta contro la New Cup domenica prossima. Quindi esordio col botto, quello del Bitonto, 10-0, altrettante occasioni fallite, una traversa di Russo e tante, tantissime giocate di ottima qualità per il quintetto di Mister Genchi, che oggi ha dimostrato di essere una squadra serissima, candidata a vincere il campionato, ma su questo chiaramente non c'erano dubbi, ma chiaramente le vittorie vanno fatte sul campo, come ha detto il mister nell'intervista di qualche giorno fa, e oggi la squadra ha dimostrato di voler vincere sul campo, di voler divertirsi e di avere una enorme consapevolezza dei propri mezzi e dei propri strumenti a disposizione. Siamo giunti ormai ai titoli di coda di questa partita, al the end della partita, al game over qui al Paolo Borsellino, in cui c'è stata una sola squadra in campo che ha dominato dal primo al sessantesimo, più recuperi, chiude in avanti il Leverano, pillola amarissima, esordio da dimenticare per le bianconere di mister Sergio Marzano, che hanno tutto il tempo per rifarsi e per metabolizzare questo pesantissimo KO. Invece esordio convincente sotto tutti i punti di vista per il Bitonto, marcature e punteggio a parte, tante, tantissime le note positive, i sorrisi che giungono dalla compagine nero-verde. Tanto avanza il Leverano, che tenta il nodo della bandiera, non riesce per l'intervento del Bitonto, per Minafra, contropiede Minafra. La conclusione, spinge il portiere, che nega l'undicesima marcatura al Bitonto, ma d'altronde cambia poco, i tre punti sono in cassaforte, e game over qui al Paolo Borsellino. Ricordiamo soltanto il punteggio: Bitonto 10, Leverano 0. E da Michele Cotugno De Palma e un saluto alla prossima diretta qui da con gli amici del W0 e del Bitonto. Buona serata a tutti, al prossimo appuntamento.